Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con gli Aperitech Online Edition di Codemotion. Questa sera siamo con la community di Deep Learning. A breve passerò la parola a Matteo e poi agli altri speaker per introdurre un argomento veramente, veramente interessante, quindi state belli pronti e belli carichi stasera. Allora, io farò una breve introduzione sugli Aperitech, su Codemotion e poi appunto lascerò la parola alla community. E gli Aperitech che cosa sono? Sono un'iniziativa di Codemotion in collaborazione con Eleventure Groups e l'US Lab. E che cosa sono? Sono un circuito di eventi che grazie alle tech community tendono a, diciamo, a diffondere le nuove tecnologie e nuovi argomenti. E questi qui che vedete a video sono i nostri riferimenti, abbiamo il canale Telegram, il nostro calendario Dev Calendar con tutti gli eventi che organizziamo in Codemotion e il nostro gruppo su Facebook, Codemotion Tech Community, a cui ovviamente vi esorto a iscrivervi. E, come sapete, in questo periodo ci siamo trasferiti quasi completamente online, la nostra attività di Codemotion è completamente online. E lo scopo, la missione di Codemotion è di creare una crescita professionale agli sviluppatori, ma anche interessare i non addetti ai lavori a quello che sono le nuove tecnologie e tutto quello che ruota intorno. Come lo facciamo? Lo facciamo organizzando gli eventi, come questo appunto, questi online meetup, con i nostri training program, online hackathon, i coding challenge, e il nostro dev magazine con tutti gli articoli tecnici, con argomenti molto interessanti, a volte appunto. Come dice la professoressa, tecnici, e infine una sezione sul nostro sito codemotion.com dedicata alle community come questa. Lì potete ovviamente, vi invito ad andare sul sito di Codemotion, esplorare le varie zone, le varie sezioni, di seguire questa o altre community di vostro interesse, o addirittura se avete le caratteristiche, gli skill giusti, potete anche creare una vostra community. E quindi diffondere il vostro sapere, come dico sempre. Concludo dicendo che questi qua sono i prossimi appuntamenti. Già da domani abbiamo Agile Talks, il 17 abbiamo Accessibility Day, Extreme Data, il 22 è PUG Roma. Ovviamente, come vedete, gli argomenti sono abbastanza vari, si va back-end, front-end, deep learning, insomma, copriamo un ampio raggio diciamo, per soddisfare tutte le vostre voglie di conoscenza. E detto questo, io avrei finito. Dovrei passare la parola a Matteo, ma è un attimo in ritardo, però intanto passo la parola ad Antonio. Intanto vi aspettiamo Matteo, così Antonio si presenta. Vai, Antonio. Ok, buongiorno a tutti, sono Antonio Macaluso, aspettate che non mi vedo lo schermo, ditemi se riuscite a vedermi. Sì, tutto bene. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti, sono Antonio Macaluso, ovviamente sono un dottorando, sto concludendo il mio dottorato in Computer Science Engineering all'Università di Bologna. Sono uno statistico di formazione con la triennale e la magistrale, ho esperienza come ambito data science, ho lavorato a Cineca per diversi anni e i miei argomenti di ricerca sono appunto quantum computing, quantum machine learning, scusate, okay, quantum machine learning e in generale mi sono sempre occupato di machine learning, deep learning nell'università, sia in ambito applicativo che appunto ontologico. Paolo, io partirei con la presentazione, se va bene. Sì, per me va benissimo. Ok, perfetto. Magari se voleva, scusa un attimo, ma cioè magari se vuole parlare prima Matteo, che l'ho visto che così fa l'introduzione lui, intanto poi. Sì, vabbè, ragazzi, la faccio generalissima proprio, quindi vi lascio subito. Allora, innanzitutto, salve a tutti quanti. Diciamo, chi sta seguendo il meetup Deep Learning Italia, sono Matteo Testi, il fondatore di Deep Learning Italia. Vi rubo proprio un minuto perché oggi facciamo un tema che secondo me è molto interessante e quindi ringraziamo Antonio Malacuso e Calogero Zarbo che ci hanno
ci hanno aiutato a presentare un meetup un po' auto, cioè non out of topics, ma sicuramente di nicchia, che ho visto poco in realtà in questo anno, e poi anche gli speaker possono confermare. Allora, intanto Antonio intanto si presenterà, però Antonio è ormai, possiamo dire, quasi un postdoc, sta finendo il dottorato a Bologna, sul tema ovviamente di quantum machine learning. Calogero ha da sé l'esperienza, quindi non è un dottorando, ma già lavora in una società, poi spiegherà lui cosa farà. E volevo solo, diciamo, oltre a introdurre gli speaker, che come vedrete, diciamo, sono super competenti nell'ambito, volevo ricordare ai nostri, diciamo, membri associati che questi due, Antonio e Calogero, dal prossimo anno saranno anche docenti Deep Learning Italia, e non solo, il prossimo anno ci regaleranno una bellissima sorpresa, cioè rilasceranno un corso di Quantum Technology da parte di Antonio, Quantum Machine Learning da parte di Calogero, con l'obiettivo poi di rilasciare diversi moduli nell'arco del tempo, anche in base ai feedback che riceviamo. Quindi, come al solito, ringraziamo Paolo, che in questa veste rappresenta Codemotion, per ospitarci, partner ormai da 2 anni di Deep Learning Italia. E senza rubarvi più tempo, visto che abbiamo iniziato un po' in ritardo, Antonio, vai pure. Grazie. Ok, grazie Matteo. Come sono già presentato brevemente, quindi parto con la presentazione. E la mia presentazione è divisa in 2 parti. La prima parte vi subito i concetti base della conversione quantistica, per cui parliamo di come il machine learning incontra il quantum computing, che poi, appunto, l'idea di quantum machine learning è anche un argomento di ricerca per la tesi di dottorato. Partiamo dal quantum computing. Perché si chiama quantum? Perché si basa sulle leggi di meccanica quantistica, che è una particolare branca della fisica che descrive il comportamento di particelle atomiche e subatomiche. La meccanica quantistica, come qualsiasi campo della fisica, è regolata da connessioni, e la cosa strana di questo, diciamo, di questa parte della fisica, è che sebbene la matematica che la descrive sia ben chiara, la descrizione del mondo che se ne deriva da una meccanica quantistica è abbastanza strana. Nel senso, questa persona qua è Richard Feynman, che appunto per primo ha proposto l'idea di un computer quantistico. Nel senso, Feynman diceva che secondo lui nessuno capisce veramente la meccanica quantistica. Perché è così strana? Un concetto chiave che appunto poi si viene utilizzato dal quantum computing è quello di dualismo da particella. E consideriamo un elettrone, noi sappiamo che appunto può essere visto come una microscopica pallina, che è appunto una particella. Esistono diverse caratteristiche fisiche dell'elettrone, uno di questi è lo spin. Lo spin possiamo interpretarlo come la rotazione dell'elettrone su se stesso. Quindi ci sono due, dalla fisica sappiamo che lo spin dell'elettrone può essere up e down: up se gira da un lato l'elettrone su se stesso, e down se gira dall'altro lato. Scusa Antonio, scusa se ti interrompo, sì. Perdonami, ma molte persone in chat mi dicono che l'audio non si sente bene. Aspetta, posso provare a cambiare le cuffie? Prendo il Bluetooth un attimo. Provo a mettere le cuffie delle. Le cuffie del Bluetooth, se riusciamo. Adesso mi sentite? Paolo, riesce a capire se mi sentano oppure no? Sì, secondo me credo. Io sento molto meglio adesso. Non so se i partecipanti possono dare il loro feedback. Chat anche. Ora va meglio, perfetto. Ok, perfetto. Allora continuo con le cose nuove. Sì. Io, visto che ti ho già interrotto, dico ai partecipanti, per le domande, come state facendo, scrivete in chat. Oppure, ovviamente, a fine presentazione, io vi attiverò il microfono e fate voi direttamente la domanda ad Antonio. Ok, prosegui pure, scusami Antonio. Ok, quindi stavo dicendo che appunto dalla legge di meccanica quantistica in realtà lo spin non gira in un verso o nell'altro, ma gira in entrambi i versi contemporaneamente. Questo, diciamo, è la conseguenza dei postulati di meccanica quantistica. Dalla meccanica quantistica se ne deriva il famoso gatto di Schrödinger, che appunto
e vivo o morto allo stesso tempo. Quando, perché? Perché le particelle sono in due stati possibili. Se io ho una scatola nera, dentro c'è un gatto, e introduco dentro questa scatola una particella radioattiva, per le leggi della meccanica quantistica la particella radioattiva è sia decaduta che non decaduta, e quindi il gatto è sia vivo che morto. È chiaro che questo è un paradosso, lo stesso Schrödinger l'ha formulato per sottolineare il fatto che la meccanica quantistica, per quanto funzioni sperimentalmente, tuttavia è comunque una teoria incompleta. Quindi, dalla meccanica quantistica, Feynman propone quello che è noto come quantum computing. Perché possiamo utilizzare la meccanica quantistica? Perché in generale qualsiasi processo di computazione può essere visto come appunto un processo fisico e quindi deve obbedire a specifiche leggi. Nel caso della computazione classica, le leggi della fisica classica sono quelle a cui sottostiamo, il quantum computing deve obbedire, cioè è un computer che obbedisce alle leggi della meccanica quantistica. E la domanda è come viene definito un algoritmo quantistico. Giusto per conoscenza, questi due sono quello in alto è il processore quantistico di Google e quello in basso è il quantum computer di IBM, noto per essere il primo quantum computer disponibile ad uso commerciale. Quindi i concetti base che derivano da ipostasi di meccanica quantistica sono tre: la superposition, la misurazione e l'entanglement. Prima di vedere questi tre aspetti, parliamo dell'unità base di informazione. Sappiamo tutti cos'è un bit, chiaramente. Un bit è il modo in cui l'informazione viene processata da un computer classico. E come è implementato un bit? Un bit è implementato attraverso i transistor. E matematicamente un bit va a assumere valore 0, valore 1, e se ho n transistor posso di fatto generare una stringa di n bit. Giusto per darvi un'idea di quanto sia piccolo un transistor, un transistor ad oggi, la tecnologia migliore che abbiamo è circa 10 nanometri. 10 nanometri è 800 volte più piccolo di un globulo rosso. Questo per dire che, per quanto possano essere potenti i nostri processori, c'è un limite fisico oltre il quale non riusciamo ad andare. Adesso siamo a 10 nanometri, però il limite fisico, cioè di quanti transistor riesco a mettere in un processore, quindi di quanto piccolo deve essere un transistor, è di 7 nanometri. Sotto quella scala non si riesce più a costruire un transistor. E quindi questa è la descrizione dell'unità base di un computer classico, che matematicamente può essere espressa dal valore 0 o valore 1. La controparte quantistica del bit è il qubit. Quindi come viene implementato il qubit? Utilizzando gli stati quantistici delle particelle. Quindi ad esempio l'elettrone, lo spin up e lo spin down, sono due possibili implementazioni, è una possibile implementazione del qubit. Matematicamente è la cosa più complessa, perché mentre il bit è un intero, 0, 1, il qubit è un vettore bidimensionale nello spazio complesso. Che cosa vuol dire? Che il qubit psi è uguale alla combinazione lineare di alfa per il vettore 1, 0 più beta per il vettore 0, 1, e quindi è un vettore di questo tipo, quindi bidimensionale, nel quale i coefficienti sono numeri complessi. Questa qui, che vedete nella seconda parte dell'equazione, è la notazione di Dirac. Quando si parla di stati quantistici, io ho che ket, queste parentesi strane vengono chiamate ket, ket di psi è uguale a alfa per ket di 0 più beta per ket di 1, che è esattamente il vettore che abbiamo visto prima. È solo una questione di notazione. Però sappiate che quando aprite un articolo di meccanica quantistica, di quantum computing, di quantum machine learning, quello che vi trovate davanti è questo tipo di notazione. Ed è semplicemente algebra dei vettori. Quello che mi interessa dire è che l'implementazione di un qubit avviene attraverso le particelle quantistiche, quindi gli stati quantistici di una particella. La superposition. Che cos'è la superposition? È una delle tre caratteristiche del quantum computing. Appunto, il fatto che l'elettrone giri a destra e a sinistra contemporaneamente è nota come superposition. E dai postulati della meccanica quantistica noi sappiamo che se io ho più elettroni, quindi se io ho più qubit e cerco di costruire un computer che li comprenda tutti, se voglio descrivere matematicamente il mio sistema quantistico composto da più qubit, questo è il prodotto tensoriale dei singoli vettori alfa e beta. E
questo lato computazione che cosa ci consente di fare? Che se io ho un qubit, ho due possibili stati. Se io ho n qubit, ho 2 alla n possibili stati. Se io aggiungo un qubit al mio sistema, quindi al mio computer quantistico, posso, diciamo, ho la potenza espressiva di 2 alla n più 1. Quindi ogni volta che io aggiungo un qubit al mio computer quantistico, la potenza espressiva del mio computer raddoppia. Questa è una feature importantissima del quantum computing che viene utilizzata soprattutto in crittografia, appunto per effettuare computazioni che sono impossibili da realizzare con la computazione classica. La seconda caratteristica è il measurement. Io ho detto che il qubit è in sovrapposizione, quindi è in stato 0 e stato 1 allo stesso momento. Tuttavia, quando io vado a cercare di capire quali sia l'informazione che è codificata nel mio qubit, quello che ottengo è semplicemente 1011. Questo è noto come il fatto che la funzione d'onda del qubit collassa. Dal punto di vista matematico, quello che ci interessa a noi è che se io ho un qubit che è una superposition tra 0 e 1 e vado a misurare il mio sistema quantistico, io vado a distruggere il sistema quantistico e ottengo un'informazione classica, che è 0 con probabilità alfa al quadrato e 1 con probabilità beta al quadrato. Quindi io posso vedere il mio sistema, il mio qubit, come una distribuzione di probabilità dove il quadrato di alfa è la probabilità di 0 e il quadrato di beta è la probabilità di 1. Tenendo sempre a mente che alfa e beta non sono numeri reali, ma sono numeri complessi. La terza e ultima caratteristica del quantum computing è l'entanglement. È una proprietà che non esiste nella fisica classica, e non entro nel dettaglio perché insomma, è un po' complicato, però quello che è importante dire è che se io ho due sistemi quantistici che sono entangled, io non posso descrivere l'uno a prescindere dall'altro. Questo vuol dire che se io ho due qubit che sono correlati l'uno all'altro, se uno dei due qubit lo porto su Marte e l'altro lo tengo sulla Luna, per dire, o sulla Terra, se i due qubit sono entangled, quando andrò a misurare il mio qubit su Marte, succederà qualcosa al mio qubit sulla Terra. Questa proprietà consente di realizzare quello che è noto come quantum teleportation, che consiste appunto nel teletrasportare lo stato di un qubit da un punto all'altro dell'universo senza a prescindere da quale sia la distanza. In realtà il teletrasporto in realtà vale solo per gli stati quantistici, non per l'informazione in sé, il discorso è un pochino più complesso. Però quello che mi interessa, diciamo, trasmettervi è che è una proprietà dei computer quantistici che non esiste nei computer classici. Quindi un algoritmo quantistico di fatto è un insieme di stati quantistici di input, una serie di operazioni su questi vettori nello spazio complesso e l'operazione di misurazione che mi consente di ottenere un'informazione classica ma che distrugge il mio stato quantistico. Dal punto di vista computazionale dell'informatica, affinché un algoritmo quantistico sia realizzabile su un device, bisogna definire il suo circuito. Quindi io ho questi ket che sono i miei input, x, y e z. Come ho detto in precedenza, il sistema totale è, diciamo, descritto dal prodotto tensoriale, questo simbolo qui indica il prodotto tensoriale, tra i tre qubit. Applico una serie di operazioni U e quello che ottengo è uno stato di output. Uno dei vincoli della meccanica quantistica è quello che le operazioni sugli stati quantistici sono, diciamo, corrispondono a matrici unitarie. E come esiste il modello a circuito booleano dove in input ho i bit o le operazioni logiche e in output ho i miei bit, esiste anche il modello circuitale che ha come input i qubit, definisce delle operazioni anche noti come gate, che appunto sono delle operazioni che agiscono sui miei stati quantistici, e infine l'operazione di misurazione che di solito viene raffigurata in questo modo. Quello che è importante sottolineare è che la capacità del mio computer quantistico aumenta esponenzialmente all'aumentare in modo lineare del numero di qubit. Quindi se io voglio modellare uno spazio di Hilbert n dimensionale, dove questo può essere la dimensione del mio dataset, può essere in termini di training points, in termini di features, io posso farlo utilizzando un numero log di n di qubit. Dal punto di vista pratico ci sono due grandi limitazioni del quantum computing. La prima è di tipo tecnologico. Come ho detto all'inizio, per osservare, diciamo, fenomeni quantistici bisogna isolare il sistema. Quindi funziona solo se il sistema è isolato.
E questo è un problema dal punto di vista tecnologico, perché dovremmo riuscire a costruire dei computer che siano in grado di raggiungere 0 gradi Kelvin, e che appunto questo è più un problema ingegneristico tecnologico, se volete. Dal punto di vista della ricerca metodologica degli algoritmi, già ad oggi abbiamo alcuni computer quantistici di modeste dimensioni, 50-60 qubit. La domanda è: che cosa possiamo fare con questi, con queste tecnologie, dove il numero di qubit è limitato? Questo è un grafico che descrive appunto l'evoluzione della tecnologia. Noi adesso siamo in questa era, cioè un'era nel quale abbiamo dei computer quantistici con pochi qubit, e la domanda è: che cosa ci facciamo? Queste sono alcune delle applicazioni dove il quantum computing promette di, o in realtà è già utilizzato per, in certi casi. Una delle più famose è la crittografia, ma tra queste c'è anche il machine learning. Quindi questa è la prima parte di presentazione, dove ho introdotto un po' i concetti base, e spero di aver dato un overview generale. Quindi la domanda è: che cosa ci facciamo con gli stati quantistici quando si parla di machine learning? E negli ultimi anni abbiamo assistito a quella che è nota come AI Revolution, e nonostante le reti neurali, le SVM, tutti i metodi che conosciamo erano già noti 40 anni fa, e soltanto negli ultimi anni c'è stata questa esplosione di machine learning, deep learning e AI in generale. E i fattori abilitanti di questa rivoluzione sono stati i dati, quindi ci sono sempre più dati, la capacità di storage e la potenza computazionale. In realtà, se noi guardiamo ai dati, questi continueranno a crescere fin tanto che appunto continueremo a utilizzare tecnologie nuove, IoT, ma non solo, insomma, tutti i sistemi si generano dati, e quindi se ci sono dei dati e c'è un problema è possibile cercare di utilizzare il machine learning. E stessa cosa per lo storage. Quello che, insomma, che può essere un limite nel futuro è la computation power. Le reti neurali vanno bene perché portano le GPU, appunto, che sono efficienti quando si tratta di prodotti tra matrici, di operazioni su matrici. Però i stessi algoritmi di deep learning sono data intensive, quindi ho bisogno di tanti dati per addestrare un modello, e più crescono i dati, più è difficile addestrare un modello di machine learning. L'approccio classico, come sappiamo, è aumentare la quantità di dati per migliorare le performance, però questo ha dei limiti, perché non possiamo costruire computer sempre più grossi. Basti pensare che il computer più grande del mondo ad oggi è grande come due campi da tennis. Non potendo più scalare sul singolo processore per costruire transistor piccoli, quello che possiamo fare è costruire computer, supercomputer sempre più grossi. Però è chiaro che ci sia un limite a questo. Quindi il quantum computing è un'opportunità per cercare di trovare nuovi metodi che abbiano dei vantaggi rispetto ai metodi classici. Dal punto di vista strettamente metodologico, il machine learning non è sempre un task facile, perché è vero che le reti girano sulle GPU e quindi spesso è possibile utilizzarle, però esistono dei metodi in letteratura che, insomma, a causa del loro scaling polinomiale rispetto alla dimensione dei dati in ingresso, non vengono utilizzati. E se abbiamo un dataset molto grande, un SVM con kernel non lineare è molto difficile da addestrare, per esempio. In generale, tutte le operazioni che riguardano l'algebra delle matrici sono difficili da performare quando la dimensione dei dati è molto molto grande. Quindi l'idea è quella, appunto, di mettere assieme il quantum computing e il machine learning, da cui nasce appunto il famoso quantum machine learning, che appunto ha lo scopo di migliorare gli esistenti metodi di machine learning attraverso il quantum computing. Tra un secondo vedremo qualche metodo di quantum machine learning già noto in letteratura. Quello che mi interessa dire adesso è che ci sono tre aspetti che vanno considerati, e sono tre aspetti fondamentali senza i quali, insomma, non è possibile neanche pensare a un algoritmo di quantum machine learning. Il primo è il fatto che i nostri dati, che noi, insomma, elaboriamo con un modello di machine learning, devono essere codificati in forma di stato quantistico. Quindi qualunque sia il mio dato, che di solito è un vettore in uno spazio reale, deve essere mappato in un vettore in uno spazio complesso. E esistono diversi modi per farlo, non ci dobbiamo inventare. Quello che per adesso non c'è ancora è un algoritmo pratico, quindi che sia implementabile ad oggi, che sia anche efficiente. Quindi si può fare in molti modi e viene fatto in molti modi, però un algoritmo veramente efficiente che consenta di mappare il vettore dei dati in uno stato quantistico, questo non è ancora noto. È il famoso problema della state preparation.
Il secondo aspetto è che noi, una volta che abbiamo generato il nostro stato quantistico di input che codifica i nostri dati, dobbiamo trasformarlo con operazioni quantistiche. Infine, chiaramente a noi interessa ottenere una previsione, ad esempio, e quindi dobbiamo interagire con il sistema quantistico attraverso una misurazione. Quindi questi tre aspetti vengono ancora prima del tipo di modello che vanno a implementare, ma vanno affrontati quando si progettano algoritmi di quantum machine learning. Quindi faccio qualche esempio di algoritmi già noti in letteratura, e più o meno conosciamo tutti i metodi classici kernel, o diciamo l'SVM è il rappresentante più noto. Abbiamo una funzione phi che mappa un vettore di reali in uno spazio RM, dove di solito M è più grande di N. Il prodotto scalare tra il X e Y nello spazio di codominio di phi può essere calcolato, e in particolare una funzione kernel è esattamente il prodotto scalare tra X e Y che appartengono allo spazio in Rn calcolato nello spazio Rm. L'SVM è famosa perché nel suo algoritmo consente di, diciamo, evitare di calcolare esplicitamente la mappatura da X a phi di X e da Y a phi di Y, e consente di valutare direttamente il loro prodotto scalare. Quindi uno degli algoritmi più famosi in letteratura quantum machine learning è appunto la quantum SVM. Qual è lo scopo della quantum SVM? È quello di appunto generare un modello che sia più efficiente rispetto alla SVM classica, sfruttando le proprietà della meccanica quantistica. In particolare, dalla teoria sappiamo che nel momento in cui stesso noi decidiamo di codificare un vettore di reali nello spazio di Hilbert, questo ha tutte le caratteristiche di una funzione di un feature map, che quindi consente di calcolare esplicitamente la funzione phi di X e quindi poi di valutare il prodotto scalare nello spazio di Hilbert. Quindi di fatto il circuito quantistico, che è questo, la SVM, è diviso in due parti. La prima parte appunto codifica la mia X in forma di stato quantistico. La seconda parte calcola il modello vero e proprio. E questo perché lo possiamo fare? Perché appunto codificare uno spazio di reali in uno spazio di Hilbert equivale a una feature map. Ci sono dei teoremi che sostengono questo, insomma è una cosa abbastanza nota. E in più, non solo mappiamo il nostro vettore nello spazio di Hilbert, ma in più abbiamo anche che questo spazio di Hilbert è esponenzialmente più grande. Un altro modello proposto in letteratura è quello delle quantum neural networks. Sappiamo tutti cosa sono le quantum neural networks, è un grafo, un layer di input, è stato nascosto, senza entrare nei dettagli, insomma è abbastanza noto. L'idea è la stessa, quindi codifico i dati in forma di stato quantistico e applico una serie di layer che mi consentono di simulare la rete neurale. Uno dei limiti che ci sono ad oggi sulle reti neurali è quello uno dei limiti delle quantum neural networks è il fatto che per le leggi di meccanica quantistica le operazioni sullo stato di input devono essere unitarie, ma l'operazione unitaria è semplicemente un caso particolare di un'operazione lineare. Quindi di fatto ad oggi in letteratura non sono note quantum neural networks che siano in grado di approssimare bene non linearità. Tuttavia la possibilità di parallelizzare il calcolo e di sfruttare uno spazio esponenzialmente grande è molto appealing per le reti, quindi è un tema molto caldo anche in ambito quantum computing. Un altro modello sono le GAN. Le GAN brevemente sono due reti che, diciamo, lavorano insieme. In particolare c'è un generatore che genera dei dati e un discriminatore che cerca di capire se un dato di input è un dato reale, quindi generato dalla distribuzione dei dati, oppure è un dato fake che il generatore ha dato come input. Quindi addestrando la rete, le due reti a eseguire questi task, alla fine otteniamo un generatore che è in grado di generare osservazioni da una distribuzione di probabilità dei dati e sono osservazioni nuove, quindi possono essere utilizzate sia per trovare dei rappresentanti della distribuzione di partenza, ma anche per generare proprio nuove osservazioni. L'equivalente quantistico delle GAN è nota come quantum GAN, e appunto l'idea è quella di utilizzare un generatore che sia quantistico e un discriminatore che sia classico. Questo ci consente di ottenere un generatore che ha un algoritmo quantistico che sia in grado di, diciamo, eseguire, diciamo, di risolvere il problema della state preparation,
in modo efficiente. E in realtà gli esperimenti che potete trovare sui paper non sono esaustivi, cioè ipotizzano che l'input sia una distribuzione di probabilità nota, però insomma questo è uno degli approcci più promettenti per il problema della state preparation, che ripeto, ci sono diversi modi per codificare un dato classico in un stato quantistico, però è difficile farlo in modo efficiente. E cito due lavori che diciamo, fanno parte del mio percorso di dottorato. Diciamo, tra i miei lavori c'è quella, la proposta di un single layer perceptron, che sarebbe una rete neurale a singolo strato. Il motivo per cui mi sono, diciamo, sono concentrato su questo tipo di modello è che la rete neurale a singolo strato è un approssimatore universale. Il motivo per il quale spesso ci si sposta verso architetture deep è che appunto è difficile, se io aggiungo tanti neuroni nello strato nascosto, l'algoritmo di ottimizzazione è molto più lento. Invece posso sfruttare il fatto che una rete neurale sia più efficientemente implementabile sulle GPU e quindi molti problemi vengono risolti con architetture deep. Però dal punto di vista metodologico, modellistico, la rete neurale a singolo strato è già un approssimatore universale ed è estremamente potente. Quindi l'idea dell'articolo è quella appunto di che ho pubblicato di recente, è quella di appunto generare l'equivalente quantistico di una rete neurale, quindi uno stato quantistico che sia esattamente equivalente all'output di una rete neurale a singolo strato. In realtà nell'articolo troverete solo una serie di equazioni e un algoritmo, un circuito che riproduce, che è questo qua, una rete neurale a due neuroni. Per la tesi, insomma, sto sostenendo questo lavoro, comunque trovate tutti i riferimenti, anche il codice dell'implementazione, eccetera, tutto disponibile sul mio GitHub. Comunque, il motivo per cui, insomma, secondo me questo tipo di lavoro è rilevante è appunto perché abilita un modello che non è mai utilizzato per questioni di ottimizzazione ad essere utilizzato maggiormente e a poter sfruttare tutte le sue potenzialità. E questo è un altro lavoro, insomma, dove cerco di superare il problema dell'unitarietà delle operazioni quantistiche approssimando funzioni non lineari utilizzando un algoritmo quantistico. Ultime due slide, ho chiuso, non so se ho sforato il tempo, credo di sì. Dove siamo oggi? Questa è una sintetica roadmap del quantum computing. Nell'80 per la prima volta si parla di quantum computer, lo fa Feynman. E, fino al 94 i quantum computer sono pensati per problemi di fisica, quindi per simulare i fenomeni di fisica. Nel 94 Shor propone un algoritmo di crittografia che potenzialmente è capace di rompere i moderni sistemi di crittografia che abbiamo oggi. E quindi nel 94 per la prima volta qualcuno pensa che il quantum computing può fare cose che prescindono dalla fisica e che possono superare le capacità degli algoritmi classici. Nel 96 il Grover algorithm è un algoritmo che ha uno speed up quadratico rispetto alla ricerca di un elemento in un database. Tra il 2000 e il 2010 vengono realizzati in pratica i primi quantum computer, in particolare la tecnologia B-Wave, di cui vi parlerà Calogero tra un momento. Un momento di svolta, a mio parere, soprattutto per un dottorando che vuole entrare, ma in generale per chiunque voglia implementare cose col quantum computing, è la IBM Quantum Experience, che appunto consente a tutti di accedere, di crearsi un account e eseguire un algoritmo quantistico su real device. L'anno scorso una cosa molto importante che è successa è la Quantum Supremacy. Google ha risolto un problema con un computer quantistico che hanno costruito che richiederebbe 10.000 anni per essere risolto da un computer, dal miglior supercomputer che esiste oggi al mondo. Quindi questo è il concetto di Quantum Supremacy. E infine quest'anno IBM ha definito una roadmap che punta ad arrivare a più di 1000 qubit nel giro di 3 anni. Considerate che a Quantum Supremacy bastano 53 qubit. Google l'ha raggiunta con 53 qubit. Per chiudere la presentazione, il quantum computing non è meglio e neanche peggio della computazione classica, è semplicemente diverso. Quindi, essendo un nuovo modello di computazione, ha delle limitazioni, però ha anche un sacco di opportunità. Diciamo, il difetto in questa fase storica è che qualunque algoritmo che può essere pensato va implementato da zero, nonostante ci siano software e real device, in questa fase mancano gli algoritmi, il che è paradossale. E abbiamo l'hardware, abbiamo il software, ma non abbiamo gli algoritmi,
o comunque cioè, ci sono, ma non si è esplorato tutto il possibile. Infine, il quantum machine learning ha il potenziale di migliorare il machine learning classico, ma non è ancora chiaro quale sia la killer application del quantum machine learning, e il motivo per il quale c'è insomma tutto questo hype intorno a questo argomento. Per chiudere, il mio punto di vista è che quantum computing è l'opportunità migliore, la più promettente che abbiamo per superare gli attuali e futuri limiti del machine learning, per portare in una nuova fase l'artificial intelligence. Ho finito. Ok, grazie Antonio. Allora, se ci sono domande, io vi attivo il microfono, vediamo se ce n'è una in chat. Sì, allora Frank Lisitano ti chiede, non so a cosa si riferisce perché ha scritto, significa che con quantum algorithms si riesce a rendere lineare diversi nodi di deep learning? Ok, allora il fatto di avere operazioni lineari è un'imposizione che deriva dalla meccanica quantistica. Quindi le quantum neural network ad oggi non hanno la feature della non linearità, che andando a guardare in letteratura è la caratteristica principale delle reti classiche. Cioè la capacità di alternare layer, diciamo, operazioni lineari ad operazioni non lineari consente di raggiungere un'ottima performance. E il fatto che le reti neurali utilizzino, le quantum neural network utilizzino solo operazioni lineari è un limite, non è un vantaggio, perché le performance sui dati veri e propri non sono le stesse. E dal punto di vista computazionale ci sono diversi vantaggi, sia sul numero di parametri che sulla potenza della rete intesa come quante trasformazioni dei dati riesco a generare con quanto un computer che è comunque relativamente piccolo. Però quella della non linearità è un problema che viene affrontato, che abiliterebbe le quantum neural network potenzialmente a superare anche quelle classiche. Ad oggi è un problema, non è un vantaggio. Però i modelli proposti in letteratura, diciamo, lo danno per scontato, perché è un'imposizione che deriva dalla meccanica quantistica. Ok, credo che hai risposto, credo di sì. E qualcun altro, qualche altra domanda? Qualcuno che vuole fare una domanda in diretta ad Antonio? Sì, Frank ringrazio, quindi credo che hai risposto bene, e ha risposto ovviamente bene, giustamente, ovviamente è stato esaustivo. Io non vedo altre domande, nessuno ha alzato la mano, non lo so, se io passerei magari la parola a Calogero, se qualcun altro ha altre domande che vuole fare ad Antonio le può fare anche dopo, credo non ci sia nessun problema. Certo. Aspettiamo un altro pochino, ma mi sa di no. Vabbè, passiamo la parola intanto a Calogero. Ok. Questo è il momento in cui devo premere show my screen, giusto? Sì. Ok. Aspetta, scusa, ti interrompo, Calogero, perché è arrivata un'altra domanda per Antonio all'ultimo momento. Prego, prego. Così prima di farti cominciare, concludiamo con Antonio. E Alessandro ti chiede, la dimensione dello spazio di input è quindi limitata dal numero di qubit disponibili, ad esempio nel caso di un'immagine? Sì, nel caso, diciamo, la quantità di informazioni che riesco a processare dipende, vincolata, se vogliamo, dal numero di qubit di input. Quello che è rilevante però è che, per esempio, un'immagine, quella del MIST dataset, che di solito è definita come 28x28, quindi 784, 786, credo, diciamo, possibili valori binari per la mia immagine, bastano 9 qubit per riuscire a codificarla, perché 2 alla 9 fa, se non sbaglio, 1024. E quindi mi bastano 9 qubit per rappresentare un'immagine che è 28x28. Quindi sì, è chiaro che c'è un limite fisico al numero di, diciamo, di dimensioni a cui posso accedere, ma ogni volta che aggiungo un qubit, la mia dimensione raddoppia. Quindi se io ho 10 qubit,
un numero esponenzialmente più grande di possibili input che posso dare al mio algoritmo quantistico. Ok, lui ovviamente ti chiede, gli input sono tutte le combinazioni di stati, giustamente? Esatto, sono tutte le possibili combinazioni che esistono contemporaneamente nel momento in cui io genero il mio stato quantistico. Quindi mentre se avessi dei bit potrei, diciamo, generare solo una di queste combinazioni, una singola immagine che ha al suo interno 786 possibili, diciamo, features, possono essere, diciamo, mi basta generare uno stato quantistico e mi bastano 9 qubit per farlo. Ok, perfetto. Sa che va bene così. Lasciamo la parola allora a Calogero. Grazie mille, Antonio. Buonasera a tutti. Inizio col chiedere se preferite continuo in italiano oppure devo switchare in inglese, dipende dall'audience. Eventualmente fatemi sapere. Allora, intanto, vedete il mio schermo, è tutto a posto? Sì, perfetto. Perfetto. Allora, io sono Calogero Zarbo, lavoro a Docebo, e lì mi occupo di machine learning per natural language processing. Vengo da una forte background in computational biology, ho lavorato alla Fondazione Bruno Kessler per circa 8 anni, mi sono laureato a Trento e durante, diciamo, il mio percorso professionale mi sono anche, diciamo, appassionato al quantum computing. Questo è successo nel 2014 quando fu invitato all'Università di Trento Colin P. Williams, che è ex Vice President of Sales di D-Wave, con il quale iniziai, diciamo, a interagire sull'argomento e questo mi portò poi l'anno dopo all'FDA a parlare appunto delle varie applicazioni che può avere il quantum computing all'interno della computational biology e quindi iniziare, diciamo, il mio percorso verso la specializzazione anche in questo campo, sempre tenendo viva comunque la track principale che è quella del machine learning. Cosa mi portò a prendere in considerazione questa branca della scienza per fare machine learning? Mi occupavo all'inizio di restricted Boltzmann machines, che sono fondamentalmente dei grafi bipartiti che diciamo utilizzati all'inizio qualche anno fa da Hinton e utilizzati sia per classificazione, diciamo, che per regressione, che mostravano delle caratteristiche molto interessanti come synaptic plasticity ed erano degli energy model, sono degli energy model fondamentalmente che prendono in considerazione dei processi fisici come la Boltzmann distribution per riuscire a settare i pesi tra i vari layer, quindi già parliamo di una deep neural network, c'è il concetto di thermal equilibrium ed energy minimization. Appunto l'energy minimization è un po' l'anello, diciamo, che congiunge quello che la fisica, la natura ci propone ogni giorno e quello che noi vogliamo fare quando facciamo fondamentalmente machine learning, perché machine learning è un problema di ottimizzazione combinatoria. Concentrandoci più su quello che succede in natura, noi vediamo che tutti i processi, diciamo, biologici coinvolgono l'ottimizzazione dell'energia. Quindi riuscire a trovare la minimum free energy durante, per esempio, un meccanismo di protein folding è fondamentale per riuscire, diciamo, a foldare la proteina nel suo stato, diciamo, finale, a seconda dell'ambiente dove questo succede. Perché i nostri, diciamo, le proteine sono fatte da aminoacidi, gli aminoacidi hanno una configurazione elettronica diversa, fanno coupling tra di loro, tra di loro e anche con l'ambiente dove si trovano, quindi diciamo che la configurazione stabile è quella dove l'energia libera è minima e quindi a seconda di come si distribuisce questa energia cambia anche la forma della proteina risultante e quindi anche la sua funzione. Quindi fondamentalmente quello che noi capiamo è che in natura esistono una serie di processi di ottimizzazione che sfruttano le proprietà fisiche degli atomi.
E questo è uno dei, diciamo, questo è l'inizio di quello che possiamo, diciamo, cominciare a pensare come il percorso che ci porta dalla fisica alla computer science. Nello specifico andremo ad utilizzare per fare quantum computing e quantum machine learning, come ha detto Antonio prima, i concetti di superposition, quindi grazie al fatto che l'elettrone può essere indossato contemporaneamente, classico esempio flip the coin, questo è il tuo qubit, l'entanglement, quindi il fatto che due qubit si parlano, diciamo, interagiscono tra di loro in maniera diretta senza, diciamo, senza essere modificati in maniera diretta, quindi interagiscono tra di loro indirettamente senza essere, diciamo, toccati in maniera diretta. E poi il tunneling, che è quella proprietà fisica che permette di percorrere un energy landscape da minimo locale a minimo locale fino a cercare di arrivare al minimo globale. Quando io spiego questo concetto in inglese, dico sempre che quando siamo nella computazione classica, sometimes you have to do bad magic for the purpose of a greater good. Grazie al tunneling questo non serve che questo avvenga. Quindi le particelle fanno breakthrough the energy barrier e vanno fino, diciamo, al minimo globale, in teoria. Quindi, per riuscire a raggiungere, diciamo, per riuscire a fare machine learning utilizzando questi fenomeni, ci sono stati teorizzati diversi modelli computazionali. Abbiamo il gate model di IBM e Google, che è quello che ha spiegato Antonio. Abbiamo il modello topologico di Microsoft, che è fondamentalmente un tipo di gate model diverso nel quale viene utilizzato, diciamo, un materiale diverso e quindi ha delle proprietà diverse rispetto al gate model di IBM e Google. E poi abbiamo il quantum annealer, quindi computazione adiabatica, che è quella di D-Wave. Sono tutti computationally equivalent e ci sono diversi paper che dimostrano questo statement. Però, se possiamo definire gate model come computer quantistici universali, questo non possiamo dirlo ad oggi del computer di D-Wave, perché D-Wave, essendo un quantum annealer, quello che fa è sfrutta la adiabatic theorem per risolvere i problemi di ottimizzazione. Fondamentalmente, che cosa c'è dentro al chip di D-Wave? E poi spiegherò anche perché mi sto focalizzando su D-Wave. Dentro al chip di G-Wave c'è una matrice di qubit che non è densamente connessa tutto con tutto, ma è suddivisa a chimere, che sono gruppi, dipende dal chip, ma in questo esempio che sto riportando, gruppi di 8 qubit collegati uni agli altri, e uno per chimera che si connette con un'altra chimera all'interno dello stesso chip. Quindi abbiamo un'enorme quantità di qubit rispetto a quelli che possono fornire i IBM, ma che non sono connessi tra di loro tutti quanti, e questo provoca delle limitazioni quando si fa il problem embedding, quindi quando si cerca di scrivere all'interno del chip i vari problemi che io voglio poi risolvere, quindi quando proprio mappo la mia funzione obiettivo all'interno del chip. Inoltre, questo limite fisico di questo chip ci permette di risolvere problemi di un tipo solo, fondamentalmente, che sono i quadratic unconstrained binary optimization problem, i cubo. Ma per quanto questo possa sembrare limitante, nella realtà dei fatti non lo è, perché esistono tantissimi problemi di ottimizzazione combinatoria che possono essere scritti sotto questa forma. Andando più nello specifico, quello che c'è all'interno del chip di D-Wave è una Josephson Junction. Fondamentalmente la Josephson Junction non è un concetto nuovo, è stata inventata nel 1973 da Brian David Josephson, ha vinto il premio Nobel per questa invenzione ed era il primo dispositivo hardware che mostrava degli effetti quantistici, diciamo, visibili, non visibili, nel senso che mostrava degli effetti quantistici. Perché? Quello che il superconducting qubit che vediamo nella slide era formato da due circuiti superconduttori
ai lati, uniti da un non superconduttore in mezzo. Quindi ai lati noi abbiamo la corrente che circola sia clockwise che counterclockwise, generando la superposizione. E andando ad agire sulla resistenza della parte non superconduttrice in mezzo, si è visto come andando ad applicare un campo magnetico sulla giunzione di sinistra, questa veniva, veniva replicata anche sulla giunzione di destra, senza andare a toccarla in maniera diretta. Questo tipo di circuito permetteva anche di poter manipolare i bias di ogni qubit, quindi, e anche i coupling, quindi come i qubit parlavano tra di loro, dando comunque tanti gradi di libertà per costruire appunto un chip che funzionasse. Quindi quando parlo di cubo, parlo della funzione matematica relativa al problema generale che risolve questo tipo di chip, che è l'Ising, l'hamiltoniano di Ising, che fondamentalmente è quello che vediamo nella slide. Si parla di quadratic perché al massimo i qubit possono essere collegati a 2 a 2 nella funzione, diciamo, nella funzione obiettivo, cioè il polinomio che risulta non può essere più a più, non può avere un grado maggiore di 2. Questo perché si chiama quadratic. Quindi, per poterlo utilizzare nella pratica, questo chip, diciamo, apparentemente limitante perché fa una cosa sola fondamentalmente, bisogna riuscire a realizzare la funzione obiettivo che descrive il tuo problema, riuscire quindi a embeddarla all'interno di questo grafo di computazione a chimere, quindi bisogna avere ben nota la struttura dei qubit e come questi sono collegati all'interno del chip. Una volta mappato il problema, si lascia il computer quantistico fare il quantum annealing. Dopo un certo, diciamo, piccolo periodo di tempo, intorno ai 250 millisecondi, si rompe lo stato quantistico, si vanno a leggere i bias qubit per qubit e si ricostruisce, diciamo, la bit string, che sarebbe il risultato della tua computazione. Quindi, ricapitolando, ho bisogno di avere il mio problema formalizzato nella sua versione cubo, mappato all'interno, quindi embeddato nel chip, faccio eseguire la computazione, quindi lascio i qubit che fanno annealing e poi leggo la soluzione. Fermiamoci qui per un momento. C'è stato un dibattito enorme nella comunità scientifica dicendo D-Wave non è un computer quantistico. E quello che dicevano era che perché non tiene lo stato quantistico o perché non mi dà la soluzione ottima come dovrebbe essere fatto, come dovrebbe essere da teoria. La verità è che il chip di D-Wave ha un problema di temperatura fondamentalmente. Per quanto sia tenuto freddo a 13 millikelvin, che è circa 300 volte più freddo della temperatura nello spazio, non è abbastanza per evitare un fenomeno molto problematico che si chiama decoerenza. Quindi il chip di D-Wave si comporta come un computer quantistico entro un certo lasso di tempo. Dopo quel lasso di tempo la decoerenza genera talmente tanto noise che rovina la computazione. Se vai a leggere il chip dopo un certo periodo di tempo, avrai soltanto i qubit a valori random. Si sono accorti di questo e quindi loro D-Wave ha capito che per riuscire a risolvere dei problemi non dovevano, dovevano limitare il tempo di annealing. Quello che quindi, cosa hanno fatto per riuscire ad ovviare a questo problema? Ripetono questo ciclo tante volte, leggono una volta, rimappano lo stesso problema la seconda, la terza, la quarta, 1000, 10.000, 20.000 volte. Perché fanno questo? Perché essendo qubit, i qubit convergono alla soluzione con traiettorie stocastiche, il che vuol dire che non danno sempre la stessa soluzione, cioè non convergono alla soluzione sempre nello stesso modo. Quindi
utili, andando a leggere tante volte, andando a mappare tante volte lo stesso problema, io poi ho una serie di soluzioni e se devo fare ottimizzazione mi tengo la migliore. Se devo fare sampling o comunque devo capire la distribuzione delle soluzioni possibili del mio problema, posso guardarle tutte e plottarle tutte. Quindi queste sono le due general application. Alla fine, quando la mia computazione è avvenuta, il risultato che avrò è la tabella che sto guardando in questo momento. Avremo i bias, che sono fondamentalmente i valori qubit per qubit, e i couplings, cioè le connessioni tra i vari qubit che si parlano i vari qubit nel ciclo. Per leggere questo non ci vuole un PhD in meccanica quantistica. Ed è questo, diciamo, un vantaggio di utilizzare un SDK già fatto, dove bisogna capire che cosa effettivamente io voglio fare, quindi bisogna capire la matematica che ci sta dietro, e poi il risultato bisogna saperlo interpretare, ma i numeri che vengono forniti, dopo, poi vedremo dall'interfaccia di Wave, sono comunque numeri facilmente interpretabili da chi fa data science, da chi fa machine learning, comunque come lavoro. Quindi, dicevamo, D-Wave risolve un solo tipo di problema. Partiamo dal primo problema più famoso, la criptazione R6. Per colpa del quantum computer non riuscirò più a usare la carta di credito. È vero, in questo momento no, perché IBM non ha abbastanza qubit per fare una cosa di questo tipo, e neanche Google. D-Wave non è il computer che fa queste cose qua, perché non ti dà la soluzione ottima. Però esiste la formulazione cubo per questo tipo di problema, ed è quella che c'è in questa slide. Fondamentalmente, se voglio rompere una chiave RSA, io devo trovare quei due numeri primi che, moltiplicati tra di loro, mi danno la mia fantastica chiave. Quindi, come faccio a scriverla come problema di minimizzazione? Bene, n, che sarebbe la mia chiave, meno p per q, mi deve dare 0. Quindi io riesco a scrivere la formulazione cubo per la fattorizzazione di una chiave di una chiave RSA. E quindi un problema lo posso fare. Posso farne anche degli altri? Ovviamente sì, è una domanda retorica. Vi mostrerò applicazioni in healthcare, in finance, in math and physics. Io stesso ho fatto degli studi interni a Docebo per applicarlo all'interno dell'e-learning con il percorso sui grafi, l'ottimizzazione del percorso sui grafi, e senza andare troppo nel dettaglio. Però la prima applicazione generica, finalmente, di machine learning che vi voglio far vedere è un binary classifier, quindi la parte più semplice di un classificatore. E abbiamo visto l'SVM nella parte di Antonio, qui vediamo una formulazione diversa di un classificatore binario. Che cosa devo fare per creare un classificatore binario che sia, diciamo, compatibile con il mio chip di D-Wave? Ovviamente devo avere i miei esempi di training, che sarebbero la mia X. Ogni sample avrà una Y associata con la quale andrò a calcolare una funzione di loss, e ogni sample avrà anche delle feature, nel senso sarà descritta da una serie appunto di features. Queste features saranno, diciamo, le chiamiamo weak predictor. Sono predittori che da soli non sono in grado di predire bene la Y del mio sample. Per esempio, se devo classificare una donna da un uomo, soltanto il fatto ha i capelli lunghi, sì o no, è un weak predictor. Ho bisogno di aggiungere più features, combinare più weak predictor per creare lo strong predictor. Dove andiamo a utilizzare il quantum computer qua? Noi andiamo a formulare il cubo per fare il binary classifier, cercando di trovare la miglior combinazione dei weak predictor che mi danno lo strong predictor. E come lo faccio? Matematicamente quello che vado a fare è vado a cercare di minimizzare questa funzione che vediamo nella slide. Noi andiamo a definire la loss function, che è la prima parte, fondamentalmente come il vero target meno la votazione dei miei weak predictor, pesati per un parametro W. Quindi, se il parametro sarà 0, W,
sarà 0, allora la votazione fatta dal mio weak predictor non verrà presa in considerazione. Se è 1, allora vuol dire che io utilizzerò il weak predictor per fare appunto per chiamare, per votare il mio target. Come diciamo penalità a questa funzione di loss, ho bisogno di assegnare anche un parametro di regolarizzazione, che sarebbe quello che vediamo nella parte destra di questa funzione. Perché? Perché se io non lo inserissi all'interno della mia objective function, avrei molto probabilmente uno strong predictor fatto da un numero troppo elevato di weak predictor. Andrei a prendere in considerazione troppe features del mio sample per chiamare la mia label. Questo è, diciamo, il prologo della horror story del machine learning che si chiama overfitting. Io devo riuscire a generalizzare il mio classificatore cercando di usare il minimo numero possibile di features che mi descrivono al meglio il mio sample. Quindi, per ogni peso che viene assegnato a 1 nella mia loss function, io metto una penalità. Così il computer quantistico, quando andrà a risolvere questo cubo, questo quadratic unconstrained binary optimization problem, cercherà di trovare la configurazione più piccola anche da un punto di vista di numero di features. Ho creato, questo qua si chiama QBoost, questo tipo di algoritmo si chiama QBoost, è stato pubblicato non l'altro ieri, ma nel 2008 da D-Wave e da Google. Per quanto Google abbia il suo quantum computer, ha da sempre collaborato con D-Wave e nel 2012 hanno fatto una joint venture da 10 milioni di dollari e hanno creato il Quantum Artificial Intelligence Lab, comprando una macchina fisica di D-Wave e piazzandola in mezzo al laboratorio. Quindi diciamo che Google lavora un po' con tutti. Ho creato una versione di questo QBoost serverless per far vedere come algoritmi che si possono allenare in real time sul quantum computer di D-Wave utilizzando un dataset reale, per esempio da Toy Dataset reale, il Wisconsin Breast Cancer Dataset, e poi servirlo del tutto in maniera serverless tramite AWS SageMaker in the classical world. E questo ci arriveremo anche dopo, perché il quantum computer nella versione pensata da D-Wave serve a trovarti la ricetta per creare il tuo classificatore, ma una volta che hai la soluzione al problema, non serve che tu lo fai rannare sul computer quantistico, è inutile, perché la soluzione ce l'hai già in mano. Prendi la soluzione e fai l'inferenza sul mondo classico. Andando avanti, questo fondamentalmente è il codice, utilizzando il D-Wave Software Development Kit, che crea quella funzione che io vi ho detto. Il cubo sono queste due righe di codice. La prima parte è la mia loss, la seconda parte è il mio termine di regolarizzazione. Lambda non è nient'altro che un peso che io do al regolarizzatore. Se io peso 1 vuol dire che sto cercando il classificatore più piccolo possibile, se io do 0,5 ovviamente allento la pressione di questo termine di regolarizzazione. Poi la parte di embedding, quindi la parte dove io prendo le features, prendo le variabili del mio problema e le mappo all'interno del chip, la faccio qui creando un dizionario dove vado a definire i coupling tra i vari qubit del mio problema. Una volta fatto l'embedding, poi faccio il sampling del cubo dall'interno, collegandomi alla macchina in remoto che si ho stata sulla piattaforma che si chiama D-Wave Leap, che sarebbe l'analogo di IBM Q Experience per avere una macchina, per usare una macchina in cloud. Ad oggi abbiamo una macchina che si chiama D-Wave Advantage da 5000 qubit. Andando avanti, questo paradigma che abbiamo appena spiegato è stato utilizzato nel 2009, quindi l'anno dopo, al NIPS che si è appena concluso, tra l'altro, per andare a identificare la presenza di macchine all'interno di immagini. Allora, qua siamo nel 2009, signori. Non esistevano, diciamo, le convolutional neural network come ci sono adesso, YOLO V1, YOLO V2 per object identification. C'era quello che c'era per fare questo tipo di lavoro, e con lo state of the art che si poteva avere in quel momento, avere questo tipo di QBoost, quindi avere questo classificatore binario,
ottimizzato tramite D-Wave ha fatto migliorare la percentuale di accuracy del 10% e avere anche meno inference time, perché avevo meno features da prendere in considerazione quando facevo la mia inferenza, quindi andavo più veloce da un punto di vista di inference. La parte matematica dietro a questo paper, che comunque è linkato e lo potete guardare anche voi, siamo sempre nel 2009, è la stessa che abbiamo spiegato prima. Questa qui è come viene assegnata la variabile, la y, è una Heaviside function che fondamentalmente fa il sistema di votazione, applicando un peso a ogni HI, dove HI è la mia features, il mio weak predictor. Quindi l'objective function è questa, sembra diversa, ma è uguale. C'ho una y al quale, diciamo che questa qui è la loss function, dove prendo in considerazione la mia target, il mio target vero e quello che viene chiamato dalle mie features. E poi c'ho il fattore di regolarizzazione, tale quale a prima. È un modello astratto specificato in car recognition. Andando avanti, non siamo soltanto nel campo magari dei toy dataset, andiamo a fare qualcosa di un po' più interessante. Questo è un paper del 2014 nel quale si è utilizzato il dataset relativo all'esperimento del CERN per fare la detection del bosone di Higgs, composto da 28 segnali che descrivevano ogni sample. Che cosa succedeva quindi? Loro dovevano fare un classificatore per riuscire a capire se quello che stavano vedendo era effettivamente il bosone di Higgs oppure se era il noise del background. Hanno allenato un cubo, quindi un cuboost fondamentalmente, per identificare il bosone di Higgs. La cosa interessante che ci dice questo paper è che hanno testato contro una deep neural network. Nel 2014 c'erano già deep neural network di un certo livello, come per esempio AlexNet per le immagini, che ha vinto VGGNet e AlexNet. AlexNet nel 2012 e VGGNet nel 2014 hanno vinto le ILSR, che sarebbe quello per il contest di image recognition. Siamo in uno stato delle deep neural network comunque evoluto. Hanno testato contro una deep neural network e contro una XGBoost. Che cosa vediamo in questo grafico? A sinistra noi abbiamo un training fatto soltanto con 100 eventi. A destra abbiamo un training fatto con 20.000 eventi. Il test set è lo stesso. Quello che ci dice questo grafico è che con soltanto 100 eventi il nostro quantum annealer è riuscito ad allenare un classificatore che performava meglio di quello che è riuscito a fare la deep neural network, che ha OlixGBoost, che ha fatto outperforming del nostro quantum annealer soltanto con 20.000 esempi. Siamo in quantum supremacy? Assolutamente no, questo non ci dice questo. Ma quello che ci dice è che abbiamo un vantaggio verso la soluzione, time to solution. Il quantum annealer riesce a convergere much faster, with less data, in una soluzione accettabile. Non è la migliore, ma è accettabile. Una grossa azienda, come per esempio Volkswagen, che deve decidere se aspettare 15 minuti un supercomputer che mi dà una soluzione ottima, una soluzione bellissima, in questo caso per esempio 0.66, piuttosto che aspettare 100 millisecondi per avere un 0.62, ad oggi ha scelto di aspettare 100 millisecondi e avere lo 0.62. Infatti ci sono dei paper e comunque sono anche degli esperimenti che loro hanno fatto sul campo per quanto riguarda algoritmi di routing in real time per gestire il traffico dei taxi all'interno di una città, dove un algoritmo quantistico decide come far muovere i taxi all'interno del grafo che deve rappresentare le strade della città, in modo tale da ottimizzare il traffico in real time, continuando a fare recompute ogni volta delle best trajectory per tenere il traffico bilanciato ogni iterazione. Farlo con un computer classico avrebbe reso unfeasible il real time di questa soluzione. Quindi qua non abbiamo quantum supremacy, ma abbiamo time to solution. Un altro esperimento che però ci fa vedere la limitazione di avere sistemi full
Quantum, e questo paper molto interessante. Questo paper è fatto da un'azienda che si chiama OneQubit, molto famosa, diciamo, in questo ambito qua. Si piace tanto prendere problemi di finanza e risolverli con i computer quantistici. Qui loro hanno cercato di capire, possiamo fare trading utilizzando il computer quantistico? E hanno cercato una formalizzazione di questo problema dove potevano utilizzare il quantum annealer di D-Wave. Quindi hanno praticamente hanno espresso il loro problema così: abbiamo K, diciamo, bucket of cash, li possiamo investire in N asset in T timestamp. L'obiettivo è massimizzare il ritorno, il guadagno, che sarebbe questo termine di questa equazione, minimizzando, diciamo, calcolando il rischio, il costo della transazione e ovviamente l'impatto del mercato. Tutto questo va a creare la mia funzione obiettivo. Come vediamo qui, la funzione obiettivo è molto più complessa rispetto a quella del Q-boost. Ci sono più variabili che vengono prese in considerazione. È sempre un quadratic unconstrained binary optimization problem che è soggetto a queste constraint. Fondamentalmente sono constraint che rendono il problema altrimenti insensato. Per esempio, ad ogni timestamp non posso spendere più soldi di quelli che ho. Banale, però in matematichese va specificato. Quindi hanno dovuto lavorare su un altro concetto interessante, che è il variables encoding, cioè quanti qubit e come li collego tra di loro per rappresentare queste variabili molto complesse. Qui ovviamente la situazione si fa un po' più difficile, perché loro hanno esplorato quattro tipi di encoding diverso, e diciamo che i due che sono risultati più interessanti sono binary, quindi vuol dire utilizzo più chain per rappresentare una variabile, chain vuol dire più chimere, unary cerco di tenermi diciamo all'interno della stessa, cioè di minimizzare diciamo quello che può, che è il numero di chain che poi vengono fatte. Sono stato abbastanza impreciso, i dettagli sono nel paper, però è per non essere troppo tecnico per darvi comunque l'idea che sono due formulazioni diverse di come rappresentare una variabile dati i limiti fisici del chip di D-Wave. I risultati sono lontani dalla realtà, perché nessuno investirà soltanto in tre asset, da 2 a 6 timestamp, con soltanto 3 bucket of money, perché i portafogli sono tanti, e il cash che gira è molto, quindi diciamo che sono, e questo qui è un toy dataset. Però possiamo vedere che comunque, rispetto alla contropartita classica, quello che ci dice questa tabella è che abbiamo utilizzato un tipo di encoding, unary o binary, i dettagli sono nel paper, per riuscire a rappresentare quella funzione obiettivo abbiamo dovuto usare 18 variabili con 0,65 per esempio di densità. La densità è quanti qubit uso all'interno della stessa chimera, e in totale queste 18 variabili sono state mappate in 86 qubit per sample. E la chain, quindi, per riuscire a fare questo tipo di calcolo, ho dovuto collegare al massimo 5 chimere tra di loro, utilizzando il qubit che ha il collegamento con il qubit della chimera dopo. S0 è success rate, 0 vuol dire esattamente il success rate che dà che sarebbe stato calcolato con la contropartita classica. S1 è dando 1% di perturbazione, diciamo che ammette un errore dell'1%, S2 ammette un errore del 2%. Cosa ci dice questa tabella? Che con 1152 qubit un problema semplice lo riesco a risolvere, ma non sempre con la stessa efficienza con cui lo risolvo nella contropartita classica. Inoltre, all'aumentare della chain degradano molto anche i risultati. Perché? Perché esiste un problema dentro questi tipi di quantum computer. Se io unisco tanti qubit per rappresentarmi una variabile, questi devono flipparsi a 0, flipparsi a 1 quando li vado a leggere nello stesso momento. Esiste una cosa che si chiama transverse field, che invece questo non lo fa accadere. Quindi io, è vero che ho mappato, non so, 10 qubit per una variabile, poi quando vado a leggere 2 sono a 1, gli altri sono a 0, o 4 e 6.
Quindi questo è un problema che esiste in questo C per mappare completamente un problema vero all'interno di questi chip. Quindi sto cercando di dare dei pro e dei contro. Qual è la soluzione, the way to go? The way to go è spiegato in questo paper, che ho preso, diciamo, in esempio, perché a me piacciono molto le restricted Boltzmann machines. Questo parla delle Boltzmann machines ed è stato pubblicato l'altro giorno, parliamo del 7 maggio 2020. Qui hanno allenato una restricted Boltzmann machines utilizzando il contrastive divergence, che è un modo per allenare i pesi della Boltzmann machine andando a utilizzare una Markov chain come, diciamo, struttura computazionale di base, oppure utilizzando un quantum annealer. Questo è un esempio di neural network ibrida. Quindi abbiamo la parte che funziona bene di computazione classica e poi la parte NP complessa mappata all'interno del quantum annealer. Quindi è soltanto una piccola parte del nostro problema. Ed effettivamente funziona abbastanza bene. Dove è stato testato? È stato testato in classification e image recognition di bars and stripes dataset, quindi alcuni sono immagini di barre, altre sono immagini di stripes fondamentalmente. Per quanto riguarda la classificazione, vediamo che la nostra accuracy sale molto prima con D-Wave per quanto riguarda la classificazione, e all'andare dell'epoch, quindi servono come sempre molte meno epoch per raggiungere risultati decenti rispetto al nostro decenti e stabili rispetto al contrastive divergence. Inoltre qui non è menzionato, ma ci mette molto meno tempo, perché per allenare col contrastive divergence la Markov chain, la Markov chain, calcolare qui, diciamo, il contrastive divergence ci mette un tot di millisecondi. Qui io sempre metto sempre gli stessi millisecondi per risolvere il mio problema. Questo per la classificazione. Per quanto riguarda le image recognition, invece le recognition, le cose vanno leggermente diverse. Infatti, qua vediamo che D-Wave non performa molto bene, perché appunto si vede che la propria ricostruzione delle immagini richiede una quantità di precisione a livello di qubit che l'ottimizzatore mappato soltanto come problema NP complesso all'interno del chip non è in grado di raggiungere da un punto di vista di performance come il contrastive divergence. E questi sono limiti che bisogna superare. Bisogna capire dove usare cosa. E quindi fondamentalmente la soluzione è che QPU e CPU non si devono fare la guerra, devono lavorare assieme, perché gli algoritmi classici sono molto buoni, molto ingegnerizzati per fare delle cose, gli algoritmi quantistici fanno delle altre cose, e molte volte il mio problema vero, il mio problema di business, non è un problema che o faccio sulla CPU o faccio sulla QPU, ma avrà delle parti NP complesse che sarà più intelligente mappare su un quantum computer. Quindi un'architettura che del futuro, diciamo, un'architettura che veramente potrà risolvere dei problemi reali dando un vantaggio da un punto di vista di time to solution, è per esempio quella che raffiguro in questa figura qui, dove c'è fondamentalmente uno switch che mappa le parti del mio problema sulla QPU di IBM, la QPU di Google, rigetti di Wave a seconda dei problemi di ottimizzazione che io devo andare a risolvere. Queste tecnologie, IBM, non fa la guerra a D-Wave, fanno altre cose e possono lavorare assieme. Per esempio, nell'healthcare, questo è un bellissimo esempio dove la radioterapia, per esempio, questo è un esempio di radioterapia, ha bisogno di, prima di, diciamo, quando si fa la radioterapia su una persona, c'è bisogno di fare il tuning di questa macchina gigante che noi vediamo in questa immagine. Questa macchina ha tantissimi parametri. Come si fa a fare il tuning? C'è bisogno di fare una serie di parametri e trovare, diciamo, la combinazione ottima, e siamo sempre lì, combinazione ottima di parametri che mi permettono di minimizzare l'health tissue che io vado a radiare durante la radioterapia. Se io faccio, prima veniva fatto in maniera classica, facendo, diciamo, una search, una stochastic search, dovevo fare una serie di chiamate al simulatore, che sono costly, perché costano molto, perché comunque il simulatore è una grande macchina che consuma tanta energia, e
molte volte non riusci, diciamo che con una normale stochastic search arrivi a una qualità di soluzione, perché questo è un problema molto complesso. Mappando la search su D-Wave sono riusciti a ridurre del 30% l'LTTCU che viene danneggiato dalla radioterapia, quindi hanno aumentato l'effectiveness della terapia. E ovviamente quasi 70% del tempo in meno. Perché? Perché è riuscito a trovare la configurazione migliore nel minor tempo. Però come funzionava? Una volta trovata una configurazione buona con D-Wave, veniva mappata nel simulatore, il simulatore faceva da funzione di loss. La funzione di loss tornava indietro, dava una penalty e, tenendo conto di quella penalty, si rannava un altro esperimento di quantum annealing per riuscire a trovare una versione, diciamo, diversa dei vari parametri, tenendo conto anche di quello che aveva detto l'amico classico dall'altra parte della stanza. E quindi hanno lavorato assieme per riuscire a minimizzare, per riuscire, diciamo, a massimizzare l'efficacia della terapia. Quindi, di nuovo, vi faccio la domanda. È veramente quantistico D-Wave? Per fortuna, grazie a dei paper che sono comunque usciti nel 2011, 2014, 2015, 2016, possiamo dire che sì, D-Wave ha un computer quantistico tra le mani, che fa bene problemi di ottimizzazione combinatoria che sono presenti dovunque, soprattutto nel machine learning. È il solo computer che possiamo usare? No. Dobbiamo usare soltanto D-Wave? Assolutamente no. Perché? Tante volte non c'è neanche motivo di utilizzare un quantum computer. E questa slide lo spiega bene. Perché se la complessità del mio problema non è abbastanza alta, ho un'efficienza maggiore a utilizzare dei normali algoritmi classici, o addirittura a fare simulated annealing tramite GPU. Ma se il mio problema è, per esempio, di una complessità elevata, allora io, mappandolo dentro un computer quantistico come quello che può essere di D-Wave, riesco ad avere il mio time to solution, diciamo, in tempo costante. Quindi bisogna sempre calcolare se mi conviene, se quello che ho davanti è una formica e un carro armato, allora tiro fuori. Per una ghiaccio con la scarpa, per l'altro devo tirare fuori il cannone. Quindi, concludendo, per quanto riguarda le future perspective, quello che posso dire è che comunque le QPU di D-Wave sono molto buone anche nel sampling, quindi immagino che ci sarà tutta una branca che ancora dovrà essere esplorata di modelli generativi, di modelli che non sono soltanto classificazione, ma sono anche autoencoders. Pardon? Ma come per esempio anche autoencoders. E soprattutto, dato che in questo momento possiamo utilizzare piattaforme come D-Wave Leap e IBM Q Experience, facciamolo, guardiamo i tutorial, impariamo a utilizzare queste macchine, perché è molto interessante e anche, secondo me, molto intelligente prepararci a fare machine learning anche utilizzando questi paradigmi, non per sostituire quello che sappiamo, ma per riuscire ad avere quel qualcosa in più che potrebbe fare la differenza tra risolvere il mio problema di business oppure essere ancora troppo lento. Bene, io ho finito, ringrazio tutti. Se ci sono domande, sono qui. Ok, grazie Calogero. Appunto, come dicevo oggi, aspettiamo le domande per chiunque voglia fare domande live. Può alzare la mano, io attivo il microfono per fare la domanda, oppure può scrivere direttamente nel pannello delle domande. Aspettiamo qualche minuto. Vediamo. È stato chiarissimo, mi sa. Bene, molto bene, mi fa piacere. No, pare che... Sì, no, mi sembra che non ci sono domande.
Ti farei una domanda io, ma non so che chiederti. Al massimo aggiungo due closing remark, sì, sì. Che ovviamente molti di questi algoritmi di cui ho parlato hanno una loro contropartita, diciamo, di codice nei GitHub, soprattutto per esempio il Qboost, che lo considero, diciamo, un ottimo playground, e che quindi invito chi è interessato a proprio cominciare a giocare con l'SDK di D-Wave, anche perché, e con Qiskit IBM, anche perché per esempio D-Wave ti fornisce un minuto di computazione gratuita che puoi usare ogni mese. Quindi questo è un ottimo, diciamo, entry. In un minuto uno dice: cosa faccio in un minuto? Ma considerando che il problema più difficile lo risolvo in 200 millisecondi, quelli, diciamo, didattici risolvi in una manciata di secondi. Quindi si può veramente già cominciare a utilizzare queste macchine in remoto senza fare un investimento upfront. Vale per, almeno per quelle che conosco io, quindi QExperience sicuramente, mi confermerà Antonio, e poi sicuramente per D-Wave, perché è quello che uso io. Intanto è arrivata una domanda da Giovanni, e ti chiede: puoi darci un paio di letture consigliate per cominciare o per approfondire gli argomenti? Assolutamente, assolutamente. Prendo subito il libro, un attimo. Come si dice nei video YouTube, questo video non è sponsorizzato da signor Peter Wittek, ma questo libro io lo considero uno dei migliori entry level per questo tipo di scienza. Metti un po' più su, perché scusa, metti un po' più su, non si legge il titolo? Ah, un po' più in alto. Ok. Quindi parlo di quale, leggo anche il tipo, Quantum Machine Learning di Peter Wittek. What Quantum Computing Means to Data Mining. Sono pochissime pagine fondamentalmente, però dense di contenuto. Parliamo di 150 pagine circa, 160, con tutti i riferimenti anche ai paper alla fine. Quindi se uno poi vuole partire da qui, perché ci sono i codici, gli pseudocodici, le formulazioni matematiche. Se uno vuole partire da qui e poi andare a capire che cosa è successo e perché, poi andare a fare browsing degli articoli e divertirsi un po'. Inoltre consiglio tanto le lecture di Google sul quantum. Proprio se si cerca su YouTube Google Quantum Lecture, si trovano, e io all'inizio ho iniziato con quelle e devo dire che mi hanno fatto compagnia più volte fino alle 2-3 di notte, e non ti annoiano perché sono proprio degli ottimi speaker. Ok, grazie, ringrazio Giovanni. Piacere. E vediamo se c'è altro. No. Vabbè, mi sembra che sarò ovviamente chiarissimo. Io non lo so, ho parlato prima con Matteo, mi sa che ha un attimo un impegno, quindi non so, se volete ci salutiamo qui. Io ringrazio Calogero, ringrazio Antonio, e non lo so, vorrei aspettare un pochino, ma mi sa che Matteo era impegnato, quindi io ancora vi ringrazio la community di Deep Learning Italia, e niente. Poi Paolo, volevo dire soltanto una cosa brevemente, c'è un'opinione, personale che, diciamo, essendo sul quantum computing da qualche anno, quello che manca, secondo me, per il quantum machine learning è proprio gente che si occupa di machine learning che fa quantum computing, perché spesso le domande che vengono poste, che si pongono, diciamo, nei paper, di fatto il quantum computing è in mano ai fisici, quindi a volte lato proprio machine learning le domande sono sbagliate, diciamo, lo scopo degli articoli, eccetera. Quello che, insomma, mi piacerebbe dire, credo che Calogero si è d'accordo con me, che quello che manca, secondo me, che allora, personale, proprio dal punto di vista pratico e anche metodologico, è che
la gente che fa machine learning che impara il quantum computing, perché quello darebbe una spinta enorme al settore, secondo me. E cos'è che potrebbe frenare questa tendenza, perché, secondo voi? Secondo me il fatto che banalmente ci si pone le domande sbagliate, quando, perché la prospettiva non è quella di qualcuno che vuole risolvere un problema con i dati, ma è quella di riusciamo a fare qualcosa che possa avere un senso nella fisica, che è assolutamente interessante e ha un suo senso, però se vogliamo vedere il quantum computing come modo di migliorare gli algoritmi di machine learning, quello appunto che manca, secondo me, è proprio un po' di idee di machine learning, calate nel contesto quantum computing, perché quello aiuterebbe parecchio. Ci sono un sacco di modelli che non esistono proprio in letteratura, e secondo me il quantum computing ha del potenziale. E quindi, un messaggio che invece sempre dare è che in questo momento, secondo me, mancano le persone che fanno machine learning nell'ambito del quantum computing. La gente che fa quantum computing prova a fare machine learning, ma non è vero il contrario. E questo, secondo me, è un limite. Quindi, alla fine è solo algebra lineare, il software c'è, l'hardware c'è, è solo questo, c'è solo una barriera all'ingresso che è molto alta, che è un po' alta, neanche troppo, però, è proprio il background diverso da valore aggiunto. Quindi è un'idea pure interessante per fare altri webinar su questo argomento. Quindi saremo noi i promotori a spingere, a creare il legame, saremo noi l'anello mancante. Sarebbe interessante. E poi ne parliamo pure con Matteo, organizziamo altri eventi sul genere. Allora, detto questo, allora io vi auguro una buona serata. Ecco Matteo è arrivato, vai Matteo. Mamma mia. Saluti finali. Allora Gero, abbiamo riprogrammato il colloquio di quelle pecche che mi ero scordato. Ah, grande. Ecco perché il 21, poi vi spiego. Quindi ricordiamo ai partecipanti che registriamo l'evento, è stato registrato, sarà sia sul canale YouTube Codemoscio che su quello di Deep Learning Italia, e che le presentazioni di Calogero e Antonio stanno su SlideShare di Deep Learning Italia. Comunque qualsiasi informazione potete chiedere ai diretti interessati, e poi a chi fa piacere potrà comprare il corso di Antonio e Calogero. Quindi vi ringrazio e grazie Paolo, buone feste a tutti quanti. Grazie. Buone feste pure a voi. Ciao. Ciao.